Sono accusati di numerosi episodi di rapina e danni di furgoni portavalori e mezzi adibiti al trasporto di merce di ingente valore. La vasta operazione messa a segno dalla polizia nei territori di Foggia e Bari ha portato a 17 arresti e ha messo alla luce un sistema collaudato esportato in tutta Italia. Le azioni del gruppo criminale erano organizzate secondo un articolato schema operativo marcatamente paramilitare. Questi signori hanno la capacità di incidere anche dal punto di vista militare con l'uso di armi pesanti, di esplosivi. Il primo episodio risale al 10 agosto 2020, è stato un assalto ad un blindato, a un furgone portavalori sull'autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia. Quali sono le peculiarità di questa operazione? Ma direi che la peculiarità principale sono due. Uno, le modalità con cui venivano commesse le rapine sul tratto stradale e autostradale. L'altra caratteristica è la collaborazione che c'è stata tra varie procure e soprattutto tra vari organi investigativi, perché l'indagine è stata condotta dalle squadre mobili di Foggia e di Bari con il compartimento della Polizia Stradale di Puglia e soprattutto con il grande aiuto che è venuto dallo SCO, dal Servizio Centrale Operativo, che ha messo insieme pezzi come in un mosaico anche di episodi commessi in varie parti d'Italia. Ci sono dei collegamenti con interessenze e ci sono dei legami anche con appartenenti alla cosiddetta quarta mafia cerignolana, ma l'operazione, come dire, brilla di suo per la particolare, come dire, minacciosità di questo gruppo, che ha degli articolati anche nella provincia barese, che, come dire, ha consumato diversi delitti, alcuni dei quali solo a livello di tentativo, per la capacità, come dire, di prevenire che noi abbiamo avuto in talune circostanze.